Onorevole De Leo, nel senso che lei è stato appena c'è stata la verifica, è stato nominato, quindi di fatto è stato scelto come deputato regionale dagli elettori e la verifica interna della magistratura ha ratificato, quindi dopo che c'era stato inizialmente sembrava che il seggio non dovesse scattare. Quindi che cosa significa per lei adesso trovarsi in questa nuova avventura dopo il Consiglio Comunale, in questo gruppo parlamentare con leader, diciamo, Cateno De Luca e Sud Chiama Nord? Noi, a differenza di altri, non abbiamo festeggiato, non abbiamo rilasciato alcuna dichiarazione, ma abbiamo aspettato che il seggio centrale si riunisse. È stato fatto un lavoro minuzioso, un lavoro importante, e quindi ringrazio il presidente del seggio centrale, il giudice Bonfiglio, e tutti i suoi collaboratori per il lavoro svolto. E credo che questa sia una vittoria importante perché è espressione della volontà dei messinesi e di tutti i cittadini della provincia di Messina, che hanno scelto noi per essere rappresentati all'interno del Parlamento siciliano. E io cercherò di rispettare questo impegno, come ho sempre fatto, dando il massimo per Messina e per tutta la provincia di Messina. C'è una battaglia che le piacerebbe intestarsi come parlamentare? Sì, c'è una battaglia che ho il piacere di intestarmi come parlamentare, che è quella là del caro bollette, perché credo che la nostra Sicilia, dove ci sono i grandi centri di raffinazione, abbia diritto a ricevere uno sconto in quanto viene utilizzata la nostra terra. E quindi sulla base di questo è opportuno e importante stilare subito un protocollo d'intesa con le grandi aziende per poter permettere ai siciliani di ricevere uno sconto importante sul caro bollette, agli imprenditori, ai commercianti, agli artigiani, a tutti coloro che svolgono la loro attività nel nostro territorio. Battaglia nazionale e battaglia regionale, quella di De Luca. Che cosa la convince di più di questo progetto politico di De Luca? Io ho sposato questo progetto nel lontano 2020, quando De Luca era sindaco di Messina. Io credo che noi nella nostra campagna elettorale, oltre ad aver fatto una campagna elettorale tra la gente e non ai salotti, noi abbiamo portato quelli che sono i fatti. Quello che abbiamo realizzato a Messina lo abbiamo portato e avevamo intenzione di farlo in Sicilia, adesso lo faremo all'opposizione, ma sicuramente ci riserveremo nei prossimi anni di poter amministrare la Sicilia, e non solo politicamente, ma proprio come amministratori, perché abbiamo dimostrato di saperlo fare. Grazie.